calciatore tedesco, per anni pilastro della nazionale germanica, Toni Kroos mi sembra che si chiami. Quelli sono uomini con le, ok, con gli attributi. Ha detto quello che Enzo Spatalino dice da quasi 30 anni e sono inascoltato le parole di questo ex calciatore, perché ha dato l'addio al calcio, ma ha rilasciato una dichiarazione in cui io mi rivedo. Sante parole, Toni Kroos, sei un grandissimo, anch'io la penso come te, sugli immigrati, ne ho le palle piene di questi immigrati. Io sono anni che lo dico, che è un fenomeno che è stato sottovalutato, ma lei ha avuto il coraggio di dire il suo pensiero, a differenza di tanti falsi predicatori, cui io imputo la responsabilità di questa situazione. Per anni hanno fatto entrare quelli della sinistra cani e porci, poi se ci metti anche l'assistenzialismo in radice del nostro Stato, il discorso è completo. Come fai tu a dare torto a Toni Kroos, tedesco da capo a piedi, e dice io rimango in Spagna, mia figlia deve girare tranquillamente la sera? Anche qui in Italia ormai è un'anarchia, chi non lo dice è un bugiardo. Andate a fare un giro fuori alle stazioni di Milano, Roma, Bologna, Firenze, Napoli, una casba. Si stanno impadronendo delle nostre città e noi qui supini passivamente accettiamo il tutto. Viva Toni Kroos, 1, 10, 100, 1000 Toni Kroos anche in Italia.